Whatsoever you do to the least of my people, that you do unto me. Whatsoever you do to the least of my people, that you do unto me. When I was hungry, you gave me to eat. When I was thirsty, you gave me to drink. Now entering to the home of my Father. Buongiorno. Il giardino di questo seminario vorremmo dire una parola di ringraziamento, di apprezzamento e di salute verso tutti coloro che in questo periodo hanno continuato con il loro lavoro a servire la comunità. A cominciare naturalmente da coloro che lo hanno fatto negli ospedali, i medici, gli infermieri, le infermiere, tutto l'altro, gli altri membri del personale, quelli che lo hanno fatto nelle case di riposo, nelle case di cura, i medici di base, e poi ancora quelli che hanno lavorato nei supermercati, nei negozi che sono rimasti aperti, sempre a contatto con il pubblico, gli spedizionieri, quelli addetti ai trasporti, le forze dell'ordine, sono tantissimi quelli che hanno continuato a prestare il loro servizio, a volte anche in condizioni difficili. Io vorrei ricordare in particolare gli insegnanti, che magari dalle loro case hanno continuato a offrire ai loro studenti le lezioni, magari con la difficoltà di avere nello stesso tempo l'impegno di prendersi cura dei propri figli, dei propri bambini, offrendo registrazioni o offrendo lezioni a distanza, che spesso richiedono più impegno e più tempo. Anche noi, in questo nostro seminario, abbiamo avuto la fortuna di avere i nostri insegnanti che hanno continuato il loro lavoro. Allora a tutti questi, anche a quelli che non ho ricordato in questo momento, ma che hanno servito la comunità e la società, va il nostro apprezzamento, il nostro grazie e il ricordo nella preghiera, perché il Signore li protegga, li benedica e gli dia la forza necessaria per continuare questo servizio fino a che questa crisi venga sconfitta e si concluda. Grazie ancora e arrivederci. When in a prison you came to my cell, when on a sickbed you cared for my needs, now entering to the home of my Father. Whatsoever you do to the least of my people,